Eccoci allo stadio Annibale Riva. Come si sentirà in sottofondo, c'è attività in campo. L'Albenga ha iniziato da pochi giorni la preparazione atletica con mister Fossati, è però anche occasione per presentare nuove realtà imprenditoriali che si stanno avvicinando appunto alla società Engauna. Ne parliamo con Guido Bottega. Chi c'è oggi qui con voi al vostro fianco? Buonasera e innanzitutto ringrazio il pubblico che ci sta iniziando a supportare, che vedrete qui alla mia destra, e ci tenevo a presentare un attimo quello che poi è il progetto, nuovo progetto Albenga, che a quanto pare è iniziato nel migliore dei modi. Qui alla mia sinistra ho una realtà imprenditoriale che è campana, loro sono salernitani per la precisione, e si occupano di mediazione creditizia. È un gruppo giovane, vedete i rappresentanti, quindi capirete che sono comunque giovani come noi, che ha sposato in pieno quello che è il nostro progetto. Alla mia sinistra c'è il direttore commerciale dell'azienda, che è l'avvocato Concetta Petti, e al suo fianco c'è il proprietario, il patron della T-Financio azienda, il dottor Antonio Dauria. Quindi io cedo la parola all'avvocato Petti, così ci presenta un attimino la loro realtà imprenditoriale. Salve a tutti, innanzitutto prima di parlare di noi volevo ringraziare tutto lo staff di Albenga Calcio, dal presidente Santi Cosenza al patrono, l'azionista di maggioranza, come lo vogliamo chiamare, il dottore Guido Bottega, per averci dato la possibilità di far parte di questa grande realtà. Quindi noi siamo una realtà che nasce dal sud, quindi campana, e nonostante ciò abbiamo voluto appoggiare questo progetto che abbiamo visto lungimirante come business imprenditoriale, ma anche poi che contiene quella che è la passione sportiva, che poi ha spinto il titolare, spinto dalla forte passione per lo sport e in particolare per il calcio, a dare un supporto, anche se minimo, alla squadra che si avvia con la nuova presidenza. Noi ci occupiamo di finanziamenti bancari, quindi ovviamente rivolti solo alle imprese, e quindi come realtà imprenditoriale non potevamo non appoggiare un progetto così sano negli intenti e nei fatti. Quindi siamo qui. Abbiamo fatto un lungo viaggio di 12 ore e non so quanto, ormai abbiamo perso insomma il calcolo, e siamo felici di appoggiare questa nuova realtà, di iniziare, perché insomma è un nuovo là, e quindi di iniziare con loro. E facciamo un in bocca al lupo a tutti, al nuovo staff, ai giocatori e a tutti quelli che intervengono e poi interverranno prossimamente. Quindi incrociamo le dita, speriamo bene, speriamo di portare fortuna, e ovviamente ci rivedremo poi a breve per esultare le numerose vittorie. E passo la parola al dottor Antonio Dauria, che non voleva, premetto, spendere due parole, però penso sia doveroso, in qualità di CEO della società, dimostrare e diffondere la sua passione per il calcio. Salve, io in primis ringrazio Guido Bottega e tutto lo staff dell'Albenga, perché in questi due giorni veramente ci hanno fatto sentire a casa, si sono messi a disposizione su tutto, e ringrazio quindi di nuovo al presidente Santi e tutto lo staff. Io amo il calcio, sono tifoso proprio dello sport. Albenga è una realtà nuova che Guido Bottega si è avvicinato a questa città, e noi come T-Financio azienda abbiamo detto subito sì al progetto che ci ha presentato Guido, e quindi lo sosterremo fino alla fine. È veramente una bella iniziativa e spero che alla fine ci premia in tutti i sensi. Grazie ancora e forza Albenga. Allora io ringrazio innanzitutto loro che hanno creduto in quello che poi è il nostro progetto che ho sempre definito ambizioso, difficile, ma fattibile. Quindi tutte le sfide difficili sono quelle che ci piacciono. Albenga è una sfida difficile, sono sicuro che ci toglieremo tante soddisfazioni, e questa è solo la prima di una lunga presentazione di partner che si stanno avvicinando a questa nostra realtà. Grazie. C'è anche il presidente Santi Cosenza, ne approfittiamo un po' per chiedere se ci sono sviluppi a livello tecnico nelle ultime ore. Abbiamo visto in campo Sanchez e Biedma che ha atterrato ieri,
soprattutto venendo dal vivo questa squadra c'è grande struttura fisica, anche perché insomma il mister Fossati l'ha dichiarato, sarà una benga molto aggressiva, anche avere qualche centimetro e muscolo in più sotto questo punto di vista aiuta. Ciao, saluto a tutti. Da lunedì abbiamo iniziato il pre-ritiro, come visto oggi dopo la squadra sta lavorando sia da un punto di vista tecnico ovviamente che fisico, quindi la preparazione è fondamentale. Hai visto, c'è un mix tra giovani e over, quindi ad oggi la realtà è veramente una realtà, diciamo, interessante, soprattutto secondo me curiosa anche per le altre realtà che andremo ad affrontare, quindi saremo un attimino, secondo me, un po' la curiosità del girone, la Cenerentola del campionato, comunque la curiosità. Fossati con tutto il suo staff sta lavorando ovviamente bene, lo conoscete, quindi non ha bisogno di presentazione. Ad oggi gli innesti stanno arrivano, li annunciamo piano piano, perché come abbiamo sempre detto preferiamo annunciare i giocatori nella misura in cui c'è tutto da un punto di vista burocratico corretto, senza fare degli errori che poi ovviamente possono andare a innescare soprattutto il posticipo di eventuali ovviamente tesseramenti. Discorso abbonamenti invece, anche per quanto riguarda l'accesso allo stadio, ci sono delle novità? Per quanto riguarda gli abbonamenti, ad oggi non abbiamo lanciato abbonamento perché è corretto aspettare un attimino l'inizio dei lavori da parte del comune, che ad oggi purtroppo non ha ancora potuto affidare lavori, perché come pensare l'abbonamento ad oggi per legge dobbiamo avere tutta la gradinata, comunque la tribuna o la curva con delle segnalazioni, no? Tutto segnalate con numerazioni e posti assegnati. Quindi ad oggi lanciare una campagna di abbonamento sarebbe secondo me un po' scorretto nei confronti dei tifosi. Quindi stiamo aspettando l'inizio dei lavori per poterla lanciare e avere ovviamente più tesserati possibili. Ci sarà ancora qualche sorpresa a livello giocatori, immagino. Ci sono più giocatori in campo di quelli effettivamente annunciati, quindi state ancora scremando eventualmente la rosa? Sì, no, ti ripeto, alcuni già andremo ad annunciarli fra oggi e domani, perché con la segreteria i tesseramenti possono essere fatti, e quindi già qualcuno lo lanceremo tra stasera e domani mattina, qualcuno in prova, anche perché vogliamo avere la certezza che qualche under sia già pronto per la Serie D, oppure che possa crescere con la nostra juniores e, come ho sempre detto, fare il salto durante l'anno calcistico.